Esatto, si può fare lezione online con la possibilità di cambiare camera premendo semplicemente un tasto dopo l'altro sulla superficie di controllo fisica dell'Atem Mini Pro. Qualità video elevatissima, io sto registrando a 1080p a 60 frame per secondo. Qualità audio elevatissima, perché l'audio che sentite esce direttamente dalla mia scheda audio ed entra nell'Atem Mini Pro, sia per la voce che per la batteria e anche per le basi, il click e tutto quello che puoi mandare. A proposito di questo, cosa puoi fare con l'Atem Mini Pro? Per esempio, puoi fare una lezione sul Wilcox. Io posso farti vedere lo spartito, posso anche inserirmi dentro lo spartito, metto le cuffione e vado a eseguire il Wilcoxon mentre lo spartito sotto continua a camminare. Lo so che il numero uno del Wilcoxon è in due quarti, l'ho scritto in quattro. Lo so. Coglione, 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 coglione. Voglio mandare un click al mio alunno? Prendo l'app dal cellulare, magari stacco la cordiera, e mando il click. Alzo e abbasso il volume del click. Voglio suonare un brano e farmi vedere le diverse inquadrature? Fatto! Mando il brano ad AnyTune. Alzo e abbasso il volume del brano. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears will shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and questa è la camera 1, cioè la camera da cui parlo. La camera 2 invece sono i miei piedi. La camera 3, la batteria vista dall'alto. La camera 4, come abbiamo visto prima, è lo spartito, dove posso anche inserirmi. Posso anche cambiare la camera che vedete nel riquadro, la posso spostare ai quattro angoli, la posso ridimensionare, tutto grazie al software di controllo dell'Atem Mini Pro. Come ti ho fatto vedere prima, posso cambiare camera in qualsiasi momento, quindi adesso ti faccio vedere il particolare dei piedi, mentre ti attivo anche una ripresa dall'altro nel riquadro, di caso che voglio fare vedere come suonare una parte con i piedi e anche vedere dall'alto il resto della batteria. Ad ora sto registrando direttamente su un hard disk esterno collegato con l'Atem e la qualità è la stessa delle mie fotocamere. Ma cosa succede quando invece sei su Zoom? Come si vedrà? Quale sarà la qualità audio e video? Adesso mi sposto su Zoom e ti faccio vedere come si vede una chiamata su Zoom nelle mie lezioni. Tu hai visto il mio piede destro, ok? Io sì. Ho la pianta del piede che è attaccata al pedale. Adesso, però, quindi da questo lato 90 gradi, come vedi la telecamera dall'alto, le punte delle bacchette stanno al centro, ok? C'è e una miniatura standardizzata che nei quattro angoli dell'immagine, sinistra destra in alto, sinistra destra in basso, ed è più piccola, però ti puoi creare delle maschere tue e puoi scegliere cosa... Piccolo messaggio per gli insegnanti di strumento musicale delle scuole medie e dei licei musicali italiani. Vi ho fatto vedere delle registrazioni delle mie lezioni fatte su Zoom, però in effetti si può anche tranquillamente utilizzare l'Atem Mini Pro come sorgente video e sorgente audio.
su Google Meet, che è il protocollo più utilizzato nelle scuole italiane. Quindi sì, va anche su Meet e va alla grande. Ma andiamo a vedere più da vicino il pannello fisico della Atem Mini Pro. Abbiamo questi quattro tasti che corrispondono alle quattro camere. Camera 1, quella da cui mi vedete, poi la camera sui piedi, la camera dall'alto e quella con lo spartito che corrisponde alla camera collegata con il mio schermo. Posso attivare toccando questo tasto il picture in picture, quindi l'immagine nell'immagine, il riquadro può cambiare e come avete visto prima posso anche scegliere quale camera mandare in quel riquadro e la grandezza e la posizione di quel riquadro. Veniamo adesso ai comandi per la parte audio, che è quella che ci interessa di più. I canali microfonici sono due, mic 1 e mic 2, possono essere anche di linea. Infatti io nel mic 1, che l'ho switchato come canale di linea, ho collegato il main out della mia scheda audio con un cavo Y. Nella parte inferiore invece troviamo le entrate audio delle camere collegate via HDMI all'Atem Mini Pro. Io ho collegato soltanto l'audio della prima camera, quella da cui mi vedete, da cui mi sentite parlare, collegata col mio radio microfono lavalier. Posso alzare il volume del microfono da questo tasto, ora mi sentite più forte, ora fortissimo, sta distorcendo, ora più piano, ora come prima. Se invece premo il tasto off, non mi... invece adesso mi state sentendo parlare, ora mi sentite parlare, ora sì, ora... Perfetto! È possibile controllare l'Atem Mini Pro non soltanto dal pannello fisico ma anche dal software di controllo, che può essere connesso via Ethernet o via USB. L'unico inconveniente è che se connetti l'USB al computer per controllarlo o per usarlo come webcam quando devi fare le lezioni online, non puoi registrare sull'hard disk perché c'è solo un ingresso USB, mentre se vuoi utilizzare il software di controllo mentre sei connesso con l'hard disk per registrare un video, come sto facendo adesso, io connetto il computer via Ethernet sulla stessa linea della mia abitazione o del mio studio e l'Atem viene controllato dal software di controllo. Nel software si apre questo mixer che io vedo qua a sinistra sullo schermo del mio computer. Posso andare a comandare tutti quanti i canali. Posso mettere in mute il microfono della camera 1, che è questa qui, mentre mic 1 è il segnale di linea che vi ho fatto vedere prima. Possiamo anche aprire l'equalizzatore, c'è anche la possibilità di aprire un compressore, quindi abbiamo davvero tante possibilità diverse per riuscire a utilizzare al meglio questo mixer. Anche per questo video siamo arrivati alla fine. Se i miei video ti piacciono, cliccando qui ai lati potrai raggiungerne altri due. Se clicchi qui al centro puoi iscriverti al mio canale, seguimi su tutti i miei social e non dimenticare di leggere gli articoli sul mio blog diventarebatterista.it. I link li trovi qui giù in descrizione. Se lo fai sei un grande, io ti mando un grande saluto e ti aspetto alla prossima. Ciao!